benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi un altro video richiestissimo: come riutilizzare i saponi che non ci sono riusciti oppure che sono avanzati, che sono piccini, come i saponi quelli classici che si comprano al supermercato, e farne un altro tipo di sapone diverso. Bene, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi volete supportare il canale vi lascio qui un altro link di tipi.com in cui potete farmi una donazione libera, mi sarà utile per comprare nuovi materiali per fare altri video, oppure potete abbonarvi al canale e avere anche fantastici vantaggi, tra cui l'accesso alla mia chat Telegram per chattare con me H24. Mi raccomando, se non avete mai visto prima come fare un sapone col metodo a freddo o col metodo a caldo, andate a vedere tutti i miei video della playlist ABC del sapone. Vi lascio a fine video il link, ve lo lascio anche sotto l'info box e ve lo lascio anche qua in cima. Bene, vediamo cosa dobbiamo fare. Eccoci ragazzi, allora, quello che dobbiamo fare è, se avete del sapone solidificato che ne avete dei pezzi, che è avanzato o che vi è venuto male e non siete convinti, va grattugiato in listarelle grosse, non serve che siano piccole. Se invece il sapone che avete e volete riutilizzare è molle perché non vi è venuto oppure ancora molto liquido, non servirà naturalmente grattugiarlo. Oddio, se è molle magari tagliatelo a listarelle, oppure se è abbastanza comunque solido da poterlo grattugiare, cercate di grattugiarlo. Bene, quello che andrò a fare oggi è riutilizzare quindi vecchi saponi che sono lì da tanto tempo, magari sono rovinati, e vanno bene anche le saponette, quelle che si comprano al supermercato, classiche, un po' della nonna, che magari ne è rimasto un pezzettino piccolino, ne avete tanti e non vi va di buttarlo via. Potete unirlo al sapone con metodo a freddo. Adesso andrò a grattugiare questi saponi e altri che ho e poi vediamo come procedere. Eccoci qua, grattugiati. Quello che vi consiglio è di cercare di grattugiare saponi dello stesso colore. Se lo facciamo con saponi di colori differenti otterremo un grigio. Vi faccio vedere un esempio. Questo è il colore che otterremo. Quindi vi consiglio di usare o solo rosso o solo bianco o comunque pochissimo sapone colorato. Bene, adesso andiamo a mettere in una pentola vecchia. E aggiungiamo dai 50 ai 100 grammi di acqua. Io aggiungo 100 grammi perché comunque è tanto come sapone. E adesso ci trasferiamo nella mia cucina. Come tecnica è un po' come il sapone a metodo a caldo. Come risultato finale otterremo un sapone molto molto rustico che potremo decorare successivamente con dei fiori, come in questo caso camomilla, rosa e iris, oppure possiamo aggiungere al suo interno caffè, sale, zucchero, quello che vogliamo per renderlo un po' più originale. Bene, adesso ci trasferiamo nella mia cucina e vediamo come proseguire. Eccoci, allora mettiamo la pentola sul fuoco, fiamma al minimo, e con l'aiuto di una spatola cerchiamo di far sì che tutto il sapone si bagni con l'acqua che abbiamo aggiunto. Se vedete che è poca potete aggiungerne ancora un po', ma non esagerate coi quantitativi perché allungherete i tempi di lavorazione. Io ne ho messo davvero tanto, quindi aggiungo un altro 50
grammi di acqua. In tanti mi hanno chiesto questo tutorial perché effettivamente spesso i saponi possono anche non venire, benché le ricette siano collaudate, tante variabili possono influire e far sì che il sapone non riesca. Bene, fiamma al minimo e continuiamo a girare finché non raggiungiamo la fase di gelificazione, che vi farò vedere qual è. Bene, noi ci vediamo quando incomincia la fase gel e vi dirò più o meno quanti minuti ci vuole, anche se dipende dalla quantità di sapone, dalla temperatura della vostra pentola e da tante altre variabili. A dopo! Ok ragazzi, sono passati una quindicina di minuti, inizia come vedete a prendere volume. Mi raccomando, non lasciatelo incustodito e giratelo di tanto in tanto, un po' come fare la polenta. Non siamo ancora decisamente alla fase di gelificazione, ma l'acqua contenuta nel sapone, oltre a quella che abbiamo versato, incomincia a evaporare tutta. Quindi adesso sì, vi farò vedere poi quando arriviamo a fase gel. A dopo! Eccoci, allora sono passati una trentina di minuti, ma come vi ho detto il tempo è davvero soggettivo. Vedete che il sapone si stacca facilmente dal fondo e ha questo aspetto molto, passatemi il termine, fruffoso, vuol dire che è pronto. Adesso spegniamo sotto la fiamma, attendiamo che la temperatura scenda fino a un 50 gradi e poi andiamo a versarlo nello stampo aggiungendo una fragranza. Eccoci, allora la temperatura è sui 52 gradi. Vado a metterla nello stampo. Ho scelto uno stampo un po' più piccolo perché effettivamente il sapone che ho fatto non è tantissimo. Come per tutti i saponi col metodo a caldo, metterlo nello stampo non è semplicissimo. Dovete premere un po' sul fondo con una spatola. Il limite del sapone col metodo a caldo è il fatto che i saponi, come vi ho detto, vengono molto rustici e non si possono fare tutte le decorazioni che siamo abituati a fare col sapone col metodo a freddo. Ma io li trovo fantastici e la cosa bella è che si possono usare già dopo 2 o 3 giorni, quindi non serve farli stagionare 3-4 settimane come sapone col metodo a freddo. Ho già aggiunto la fragranza, mi dispiace, pensavo che la telecamera fosse accesa, invece ero qui che parlavo da solo. Come al solito aggiungerei quando aggiungete la fragranza, mi raccomando, mischiatela molto molto bene perché comunque è un sapone abbastanza denso. Tanto vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Non dimenticate di premere la campanellina per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video. Lasciatemi tanti like e dei commenti. Adesso vado ad aggiungere dei fiori
Io adoro i fiori di iris, guardate che colore fantastico che hanno. Un po' di rose. E un po' di camomilla. Un contrasto stupendo. Andiamo a premere leggermente, stando attenti a non scottarvi, mi raccomando. Come avete visto, non sto usando i guanti perché soda caustica all'interno del sapone non ce n'è più. Bene, noi ci vediamo tra 24 ore per il taglio, così vediamo come è venuto. Vi dico ancora due cosette. Ciao ciao! Eccoci ragazzi, allora sono passate 24 ore, il sapone è asciutto, lo tolgo dallo stampo. Non è grandissimo perché non l'ho usato tanto, ma per tagliarlo si usa una spatola o un coltello. Faccio delle fette quadrate. Guardate un po' che bello che è. Consideriamo che è un sapone riciclato da altri saponi. Come vi ho detto durante il video, il sapone si può utilizzare già dopo 2-3 giorni. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video. Ciao ciao!